Ciao a tutti, oggi vi vorrei parlare di un oggetto che stiamo promuovendo già da diverso tempo su Facebook, su Instagram e anche attraverso delle newsletter. Ed è l'orologio Antichitera modello Flyrab. Allora, tutti gli orologi hanno la caratteristica principale che segnano il tempo. Ogni accessorio in più, tipo cronografo, secondo fuso orario, data, il giorno, vengono chiamate complicazioni in gergo tecnico. Quindi un orologio solamente con il segnatempo non ha complicazioni, già la data è una complicazione. Chiudiamo così. Antichitera Flyrab è l'unico orologio attualmente in commercio che ha una serie di complicazioni inserite nella stessa cassa. E non ha la pretesa di voler essere un oggetto prestigioso grazie a quello che potrebbe essere il movimento al suo interno meccanico, vuole essere esclusivamente uno strumento d'ausilio di backup per coloro che sono appassionati di subacquea, aeronautica o navigazione, o comunque sono dei viaggiatori. E adesso vediamo nel dettaglio il perché ha queste caratteristiche lo rendono unico. Abbiamo al suo interno, partiamo con un regolo calcolatore. Questo regolo è l'evoluzione del classico regolo che usavano i nostri nonni nelle scuole per fare i calcoli aritmetici, matematici, logaritmici, che noi dopo ci siamo abituati con le varie calcolatrici, l'uso della calcolatrice, mentre c'è anche cosiddetta una forma analogica per fare dei calcoli matematici. Questo regolo è inserito all'interno della corona dell'orologio e ci sono parecchi orologi, soprattutto dedicati allo sport aeronautico, che ne sono provvisti. Antichitera Flyrab ha la caratteristica di aver preso questo regolo e averlo reso utile anche a calcoli per scoprire quelle che possono essere le tossicità di certe miscele a determinate profondità. Quindi è stato adattato anche questo regolo calcolatore per poter essere utilizzato dai tecnici subacquei, oltre che dai, ovviamente, i piloti. I naviganti possono, quelli nautici, possono utilizzarlo per determinare i tempi di percorrenza dal punto A al punto B, oppure semplicemente conoscere quelli che possono essere i consumi e il tempo, l'autonomia che può avere una determinata imbarcazione per la sua navigazione. La stessa cosa vale anche come calcolo per determinare l'autonomia durante l'immersione con l'utilizzo del rebreather. Ed ecco qui che si scopre già qualcosa riguardo al nome del modello Flyrab. Fly, appunto, volo, Reb sta per rebreather, che per coloro che non hanno un'idea esatta di cosa significa, di che cos'è il rebreather, altro non è che un'apparecchiatura che consente di rirespirare il gas esalato e quindi permette al subacqueo tecnico di poter immergersi a profondità maggiori con tempi più lunghi. E la soluzione è avere meno tappe di decompressione. Detto ciò, e oltre a questo, il Flyrab ha la ghiera che normalmente tutti gli orologi subacquei hanno, una ghiera esterna dove si vedono i minuti in senso orario. Questa invece ce l'ha in senso antiorario. Vuol dire che anziché funzionare come timer, cioè segna tempo, il tempo che è trascorso, può essere utilizzata come il tempo che mi manca per arrivare al punto zero. Comunque, oltre a questo c'è anche il cronografo. Il cronografo è utile per calcolare il tempo, non certo in immersione perché non possiamo muovere o agire sui pulsanti, ma per una navigazione navale o aeronautica. Allo stesso modo, queste corone, come la corona del re
misurazione del tempo sono a vite, perché l'orologio resiste a una pressione di 300 metri nonché 30 atmosfere. Un altro dettaglio importante del regolo calcolatore è la possibilità di, impostandolo, di avere il cambio di una valuta. Quindi io, sapendo il valore di una determinata moneta, imposto il valore di cambio. Ogni qualvolta voglio conoscere il controvalore di un qualsiasi importo, basta che leggo sul regolo la cifra corrispondente. Ha anche la lancetta del fuso orario, quindi lo possiamo considerare in questo modo perfetto per i viaggiatori, quindi l'orologio per coloro che si spostano sovente in giro per il mondo. Ecco dunque il motivo del nome dell'orologio antichitera. Come esattamente 2000 anni fa questo strumento poteva essere il calcolatore del suo possessore, anche oggi l'orologio antichitera vuole essere il calcolatore del suo portatore, il calcolatore di problemi che abbiamo usato come esempio poco fa. Il prezzo attualmente proposto è di 198 euro ed è sicuramente un prezzo da start-up, ossia un prezzo che dal produttore va direttamente al consumatore. Non ci sono altri anelli nella catena commerciale come distributore e negoziante, quindi è un prezzo, si può dire, vantaggioso per questo momento. Viene offerto nella piattaforma di crowdfunding Indiegogo. Qua sotto poi vi farò il link dove poter accedere direttamente nella pagina e poter fare il preacquisto. Il prodotto è oramai in produzione e sarà in consegna per settembre 2018, quindi acquistarlo ora si garantisce, chi lo ha fatto si garantisce, si è garantito la consegna per fine settembre. Questa offerta è valida fino al 2 di giugno, dopodiché per una questione anche di distribuzione non ci sarà più la possibilità di avere questo prezzo così allettante. Io spero di aver chiarito quello che comunque ho fatto vedere, quello che c'è dietro l'orologio antichitera e di aver dato risposta a quelli che potevano essere dei vostri dubbi e soprattutto aver fatto esplodere le caratteristiche di questo orologio che magari rimanevano nascoste, non erano state ben definite. Vi ringrazio e ci vediamo presto. Ciao!